applauso continua per Catena Fiorello. Grazie, buongiorno. Il cui nome ha un significato, sì, ma lo racconto tra qualche istante. E ancora Diego Manetti, docente di storia e filosofia, mariologo, autore. Stato a Medjugorje, parto da Medjugorje perché abbiamo iniziato proprio con i collegamenti da questo luogo così importante. E quando sei stato e cosa ti ha cambiato? La prima volta che sono stato a Medjugorje è stato 8 anni fa ed è stato un invito che ho colto con 10 anni di ritardo. 10 anni di ritardo, 10 anni durante i quali facevo finta di non sentire. Anche perché tu sei docente di filosofia che porta, predispone ad una razionalità che probabilmente... Sì, probabilmente c'era anche quel fondo di razionalismo, magari in realtà c'è un fatto più personale. Mio fratello gemello nel 1994 era stato a Medjugorje, io non avevo potuto andare in quella circostanza, 3 anni dopo è mancato in un incidente di moto. E questo fatto per me ha segnato proprio uno spartiacque. È 25 di giugno, per chi viene a Medjugorje sa che qua c'è l'anniversario delle apparizioni mariane, no? E quindi Dio ci lascia sempre due strade, sempre una scelta. Siamo noi quelli che dobbiamo scegliere quella strada giusta. Tra l'altro il colpevole che mi ha portato a Medjugorje per la prima volta 2 anni fa è in studio, è Diego Manetti. Sì. Ah, e quando Diego. Salivamo monte su Križevac, lui mi disse: Ania, quando sali su pensa al Calvario, pensa alle ultime ore di Gesù. E io dicevo: ma questo è pazzo, io ho i miei problemi, vedo un sacco di pietre, perché devo stare a pensare al Calvario? Invece lì sono riuscita a perdonare. Perdono è quello. Diego Manetti ha fatto uno studio molto importante proprio su Medjugorje, ci sono anche le apparizioni continuano, ma ci sono anche dei segreti che non sono stati svelati. Le apparizioni continuano e per questo motivo abbiamo già detto hai la fatto Chiesa, anche un libro, no, su Medjugorje. Ho fatto, cioè, in realtà diversi libri, ho cercato di scrivere, questo devo dire grazie a Padre Livio, direttore di Radio Maria, i libri che volevo leggere io, cioè mi interessavano libri semplici che potessero